Allora, con questo video voglio far vedere come andare a creare la sede della linguetta per il muso, ok? Naturalmente questo qua è diametro interno e abbiamo che è un diametro 20, dunque io andrò su questa maggiore di 17 e 22. Allora mi metto qui, vado semplicemente a disegnare un rettangolo, ok? Questo io ho sbagliato, adesso lui ha preso, ma no, ha preso qui, eccolo qua il vincolo, devo cancellarlo, e andrò a mettere questo, control, questo, punto medio, ok? Questo qua noi vediamo che 6 da qui B, che è qua, entrerà dentro una linguetta da 6, e dunque io qua vado a mettere 6, 6. Adesso qui è l'altezza, quello che conta. L'altezza è dato da D, ok, se noi andiamo a vedere, D più T2, l'abbiamo qui, ok, siccome D è 20, dovrò andare a mettere il T2, dunque il T2 è 2,8 con una tolleranza di 0,20. Allora a questo punto cosa vado a fare? Sarà, se noi andiamo a vedere qui, sarà 22,8. Ok, dunque io andrò da qui, cliccando qui, è meglio partire da qui, clicco qui, vado giù, tengo premuto il tasto mouse e clicco qui, cliccando, clicco di nuovo qui, questo sarà 20 più, vado qua per non sbagliare, ok, vado qui per non sbagliare, più 2,8. Ok? A questo punto è 22,8 e sono a posto. Già che siamo qui, andiamo a mettere la tolleranza. Siccome noi nell'altro video avevamo messo sull'albero N9, qua dobbiamo andare a mettere JS9. Dunque, mi posiziono qui. Vado qui in ottimizzato. Non fate ottimizzato con tolleranza, che ripeto. Soprattutto su un disegno complesso diventerebbe magari poco leggibile. Naturalmente, se uno poi va a lavorare e gli costringono a mettere il discostamento superiore o inferiore, che lo metta pure, cioè nel senso, però a noi è necessario, no? Basta l'ISO, sono due informazioni, due ISO e scostamenti superiori e inferiori, due informazioni uguali. Se non state attenti, teoricamente dovreste controllare bene gli scostamenti. Dunque, semplicemente diamolo secondo ISO. Naturalmente è sempre femmina e maiuscola. A questo punto andiamo a prendere il JS9 qui. JS9, ok, JS9 lo lascio giù. Qui io andrò a mettere nessuno in modo che sia 6 e chiudo. Il 2208 io lo vedo da qui, che è più 2 decimi. Dunque vado qua, bilaterale. Metto 0,2 e qui metterò 1 perché così ho 0,8, 0,2,0, ok, e chiudo, sono a posto. A questo punto qui vado in funzione, taglio estruso, passante, ok? Ok, e a questo punto noi qui. Sinceramente non abbiamo più, abbiamo già tutto, abbiamo dunque il 6 GS9 che l'abbiamo visto qua, ok, perché sul mozzo, questo è un mozzo, e siamo andati qua sul 20, ok, siamo andati a capire che questo era 6 e siamo andati a prendere una tolleranza, vedete, D più T2, dunque 20 più 2,8, naturalmente lo quoto da qui. Perché poi è anche più semplice andare a misurare anche col calibro. Ok. 22,8 e andrò a mettere questi più 0,2. Naturalmente, avendo qui poi in automatico, se è stato settato bene il soldo, le quote andranno in automatico lì, sulla messa in tavola. Vabbè, spero di essere stato utile.
Ci vediamo alla prossima, arrivederci.